Buonasera a tutti che ci seguite. Oggi 19 gennaio siamo in collegamento dall'Aquila con Esmail Moadesse. Esmail ormai lo conoscete, il pubblico di Liberi TV lo conosce, è la nostra finestra di informazione sulle vicende in Iran. E parliamo appunto proprio di Iran oggi perché? Perché beh, insomma, è difficile non essersi accorti, sarebbe stato difficile non accorgersi del diciamo trionfalismo dell'entusiasmo che su tutte quante le sezioni diciamo, di politica estera dei vari giornali e quotidiani si sono trovate, si sono lette, si sono registrate parlando appunto della fine delle sanzioni all'Iran da parte appunto soprattutto degli Stati Uniti, molto molto soddisfatti di questo, delle sanzioni chiaramente che riguardavano il programma nucleare, il famoso nucleare dell'Iran. E questa è una cosa che, diciamo, a livello internazionale, mondiale, è stata presentata come un grande successo, soprattutto della diplomazia. Addirittura Obama ha detto che se si è evitata una bomba atomica e così via. Ci sono già previsioni chiaramente si aprono mercati, l'Iran torna in possesso di grossi soldi, di grandi quantità di soldi che erano nelle banche all'estero, che erano appunto stati congelati, e si pare che si appunto si aprano nuove fette di mercato, di benessere per tutti e così via. Insomma, un trionfalismo veramente, io penso, appunto un po' smodato, anche perché se non altro, poi ci dirà ovviamente Ismail, a cui darò la parola fra qualche istante, se non altro perché ricordiamolo che l'Iran è uno dei paesi che fa maggior uso della pena di morte. E questa è una cosa che secondo me riguarda qualsiasi settore, diciamo, della politica, è una grossa ipoteca su una considerazione di un regime. Ecco, io do subito la parola a Esmail, non mi dilungo oltre, e quindi ovviamente parola a Esmail e ci dice ovviamente cosa ne pensa di questa, sia del modo, sia del merito, sia del modo in cui è stata comunicata questa notizia. A te Esmail. Buonasera, buonasera Gianni a chi ci segue. Dunque, veramente fuori luogo e entusiasmo che soprattutto i mass media in Italia hanno riguardo diciamo questa revoca delle sanzioni sull'Iran per quanto riguarda la materia atomica, mentre tutte altre forme di sanzioni rimangono. Sì, poi ci sono anche delle cosette nuove che all'ultimo momento sono uscite, insomma, tanto per non farci mancare, poi ne parliamo. Allora, io stasera, se tu mi permetti, vorrei un attimino più che dare le nozioni che magari riusciamo anche a dare durante la nostra chiacchierata, poi magari in seguito in una forma un po' più, diciamo, raccolta, riporterò in un articolo, però io quello che mi piacerebbe dare una idea della natura del regime iraniano, che se noi non capiamo questo, pare che, diciamo, i mass media, i politici non capiscano molto bene questo, non possiamo, diciamo, dare un'analisi più veritiera sul regime. Dunque, il regime iraniano, lo stato, diciamo, teocratico iraniano non è uno stato convenzionale. Quindi non è che oggi il regime iraniano, lo stato iraniano decide di pacificarsi verso il mondo occidentale, da domani partono anche commesse commerciali, eccetera, eccetera. Non è così. Per esempio, adesso che in previsione della revoca delle sanzioni, una apertura con presidente moderato, eccetera, eccetera, il regime iraniano doveva far vedere perlomeno un'altra faccia al mondo. Soltanto nelle prime 2 settimane di quest'anno il regime ha già ucciso e impiccato 53 persone. Ha preso, diciamo, in ostaggio quei Marines americani con quelle scene ridicole, eccetera, eccetera.
E poi gli Stati Uniti d'America appena hanno revocato la sanzione sul nucleare, hanno già rimesso su missili balistici che il regime iraniano adotta e minaccia. Tutto questo comportamento del regime iraniano cosa vuol dire? Vuol dire che il regime genera la crisi. Soltanto nella crisi può continuare a campare, se non c'è la crisi cade. Tutto questo perché? Tutto questo perché il grosso problema del regime iraniano sono gli iraniani. Un parametro così importante, no? Viene del tutto ignorato dai mass media occidentali. Perfino anche diciamo dai politici. Per cui io sono del tutto non sono per nulla ottimista sulla sorte di queste commesse commerciali che vorrebbero fare con l'Iraq. Vi do qualche data. Per esempio, parlano in questi giorni abbiamo visto che il prezzo del greggio addirittura è arrivato al di sotto di Di 30 o 30 30 dollari, sì. dollari. Tu guarda, i giornalisti, anche gli esperti dicono questo perché l'Iran manderà sul mercato il petrolio, il suo greggio. Allora, l'Iran attualmente praticamente può esportare intorno a 1 milione di barile. Se tutto va bene, nel giro di 2 o 3 anni può aumentare mezzo milione di barili al giorno, mentre sappiamo che i barili al giorno a livello mondiale stiamo intorno a 93 milioni. Ora, ditemi voi, su 93 milioni, mezzo milione, che effetto può fare? Io sinceramente quello che davvero quasi mi impazzisco è questi giornalisti che praticamente parlano della caduta del prezzo del petrolio a causa del petrolio iraniano. Dopodiché il regime iraniano, per poter aumentare l'estrazione del petrolio, oppure anche per mantenere questo, ha bisogno di ingenti somme per, diciamo, restaurare i pozzi. Diamo una cifra, praticamente per poter arrivare a raddoppiare l'estrazione di oggi, si parla di aver bisogno di 100-150 miliardi. Ditemi voi, con questo prezzo, da dove prende questi soldi? Quindi davvero tutto questo entusiasmo è fuori luogo. Ismail, ma oltre, diciamo, alla prospettiva di mercato, come si diceva, sia per l'incremento delle esportazioni, che tu appunto ci hai detto è una cosa quasi, quasi irrisoria, comunque sia che non giustifica tutto questo entusiasmo, si è anche parlato di ingenti somme di denaro che erano sequestrate, congelate, insomma, all'estero, di cui l'Iran rientrerebbe in possesso, e soprattutto anche di una specie di caduta dell'embargo in pratica. Poi, cioè, si potrebbe pensare che dall'estero in Iran adesso possano arrivare delle merci che prima non arrivavano, e quindi in qualche modo anche il popolo iraniano potrebbe avere l'impressione di un prima e di un dopo, cioè di un prima dove certe cose non arrivavano e di un dopo dove invece cominciano a vedere che arrivano delle merci dall'estero, che magari prima neanche conoscevano. Non so adesso com'è la situazione, se ci sta appunto un embargo fermo, forte, ferreo. Tu che ne pensi? Allora, intanto in questi anni in Iran si è riempito della merce cinese con la qualità che possiamo immaginare. Però quello che devo dire, un attimino vediamo qual è lo stato dell'economia dell'Iran.
oltre il 50% dell'economia dell'Iran in qualche modo fa capo a Khamenei, leader spirituale del regime, sotto forma di fondazioni, sotto forma di holding oppure cooperative, eccetera, eccetera. E quindi praticamente che questo praticamente non rende conto al governo, all'economia del paese, una gestione del tutto privato, no? Che praticamente hanno. Poi questo qua praticamente riguarda soprattutto commercio con l'estero, importazione, esportazione, eccetera, eccetera. Non a caso, oltre il 50% della popolazione iraniana vive al di sotto della soglia di povertà. Per cui, sì, gli iraniani, per vari motivi, anche per loro livello culturale e sociale, vorrebbero consumare la roba, tecnologia di prima qualità, ma con quale soldi? Oggi un insegnante in Iran prende lo stipendio che è pari a un terzo della soglia della povertà. Quindi io voglio sapere come si può fare affari in questo paese. D'altra parte, la cifra della corruzione effettiva è oltre 35% ufficiale, nel senso che in Iran, se tu vuoi fare un affare, praticamente questa è la cifra della corruzione, è assodata, non è, diciamo, è quasi una prassi quasi Sta legalizzata. quasi in bilancio, insomma. Esatto, quindi devi mettere in conto questa cosa. E quindi poi uno Stato, noi abbiamo visto aggressione all'ambasciata saudita a Teheran, nel consolato a Mashhad, no? Un imprenditore difficilmente va in questo paese per portare i soldi, eccetera, eccetera. Quindi questo è lo Stato. Quindi io penso che, ripeto, del tutto ingiustificato questo entusiasmo che non so da che deriva. Poi oggi possono togliere, diciamo, le sanzioni nelle banche, però come ben sai, le banche sono pesanti, il minimo ci vuole un anno per poter. Tant'è vero che la banca tedesca ha detto ai suoi imprenditori di calmarsi un attimo. E senti, entrando un po' nel dettaglio, Ismail, insomma, c'è stato uno scambio di prigionieri in qualche modo, no? Sembrava un pochino di assistere, insomma, dalle notizie, diciamo, a delle trattative, ma più che trattative, a dei contatti della diplomazia post-bellica, no? Quando alla fine di una guerra ci si restituiscono i prigionieri da una parte e dall'altra. E mi pare che uno dei prigionieri o delle persone scomparse in Iran, statunitense, se non erro, non sia all'appello, non si sia trovato. Ecco, volevo chiederti appunto qualche notizia su questi prigionieri e volevo chiederti qualche delucidazione su quasi un ritorno di fiamma, in qualche modo, delle sanzioni, perché c'è stato qualche problema con questi missili. Tu ne hai accennato. Ci sono dei missili che pare abbiano delle testate nucleari che in Iran li hanno sperimentati, li hanno utilizzati, hanno fatto dei test o qualcosa del genere. E Obama, insomma, non ha gradito, ha detto che comunque sia, ci sono delle sanzioni che restano, Le quindi nuove sanzioni, non so, nuove sono le nuove sanzioni. sanzioni. E che poi ci sono anche quelle per violazioni di diritti umani, che sono ancora altre, insomma, tutto quanto una serie. Sembra quasi che, perché poi negli Stati Uniti non è che tutti sono contenti di questa cosa, perché cioè, tutti i repubblicani sono abbastanza, diciamo, inviperiti. Poi ci sta tutta quanta la parte, diciamo, per il mondo che fiancheggia Israele, pure è abbastanza preoccupato, e giustamente. A te la parola. Allora, l'Iran praticamente sin dalla sua nascita ha portato avanti la sua politica estera attraverso, diciamo, la forza presa di ostaggi in Iran con l'ambasciata americana, poi in Libano,
c'erano, sono stati ostaggi americani e francesi negli anni 80, e quindi su questa farsa diga questi hanno continuato la loro politica. Già da un anno, 14 mesi, membri dell'intelligence statunitensi parlavano con quelli iraniani appunto per liberare i cittadini iraniani americani a Teheran, in particolare Jason Rezaian, che praticamente è il giornalista di Washington Post, che non ha mai scritto una riga di critica contro il regime. Quindi l'hanno preso, l'hanno messo in carcere solo perché, insomma, era, diciamo, americano, eccetera, eccetera. Poi un altro neocristiano, e questi personaggi hanno messo in carcere. L'America ha voluto la liberazione di questi, l'Iran invece aveva dato 40 nomi di prigionieri iraniani o coinvolti nel caso dell'Iran, negli Stati Uniti, persone che erano state processate e condannate. Io credo innanzitutto, no, la vita umana, se noi possiamo in qualche modo liberare un prigioniero, soprattutto quando si tratta di innocenti, siamo molto molto contenti e felici. Però il regime iraniano praticamente ha preso in ostaggio questa gente qui, poi ha preteso che la magistratura statunitense cambiasse appunto per rispondere. Allora, su questa strada qui, no? Noi praticamente rispondiamo a un ricatto, così anche in passato ha fatto la Germania, ha fatto molte volte la Francia. Quindi di fronte a uno Stato prepotente, no? Se tu non hai la fermezza, alla fine chi perde è chi praticamente cede. Senti, e questa cosa di questi missili? Allora, questi missili che cosa sono? Vengono utilizzati? Fanno dei test? Di che si tratta? Allora, questi missili si chiamano EMAD, praticamente sono missili balistici. Il regime ha detto che hanno una gettata di 1000 km, però in realtà hanno una gettata a doppio, 2000 km. Potrebbero portare anche testate nucleari, infatti il motivo per cui hanno messo nuove sanzioni è proprio per questo, mentre l'Iran protesta dicendo che questi, siccome non possono portare la testata nucleare, per cui non rientrano, eccetera, eccetera. Però quello che noi possiamo capire da questi gesti del regime, no? Il regime non vuole pacificarsi. Perché appunto del pacificarsi, no? Anche perché in questi anni gli Stati Uniti, anche gli Stati Uniti di Bush, ha dato tutto quello che chiedeva all'Iran. Per non parlare di Obama che veramente ha dato tutto e di più, no? Ma il regime iraniano, oggi discutevo con un altro giornalista il fatto che io metto mano sul fuoco. Che il regime iraniano andrà a uno scontro con l'Occidente oppure insomma uno scontro con un paese straniero per un semplice motivo che ha problemi di esistenza. Il problema di esistenza del regime iraniano che la popolazione, la sua popolazione non lo vuole e quindi crea pressione, crea crisi. L'Iran deve rovesciare queste crisi fuori, altrimenti che cosa fai in Iraq? Poi, visto che parliamo dell'Iraq, non so se hai sentito, ieri hanno rapito tre americani in Iraq, un gruppo al-Saeb, che
naturalmente, come altri 50 gruppi iracheni, è completamente sotto controllo dell'Iran. E quindi l'Iran continua a uccidere i siriani per conto di dittatore siriano. Tutto questo perché? Perché non può convivere una situazione pacifica. Quindi diciamo che questo stato di guerra è diventato sistemico. Comunque sia, avere per forza un nemico, il nemico, insomma, il storico nemico dell'Occidente è diventato praticamente una colonna del regime stesso. Esatto. Per esempio, nella dichiarazione di Rouhani riguardo la revoca di sanzioni, lui che in Iran passa per un volpe furbo, eccetera, eccetera, non ha potuto non dire che di questa revoca tutti sono contenti tranne i sionisti. Quindi è difficile sopravvivere questo regime senza avere un nemico esterno. Altrimenti, con quale faccia tu costringi donne e uomini iraniani a vivere in quello stato di oppressione? Con quale strumento? Peraltro, comunque sia, ci sono state delle dichiarazioni abbastanza di perplessità, sostanzialmente anche dalla candidata, principale candidata democratica, Hillary Clinton, che insomma si è detta un po' perplessa, un po' diciamo criticato insomma, questa svolta di Obama, insomma, per non parlare poi del candidato della destra. Del repubblicano Trump, che ovviamente poi la tematica è quella di praticamente di sanzioni che sono state tolte al principale stato che finanzia il terrorismo, questo fantasma magmatico che è il terrorismo, insomma, mondiale che sta un po' scuotendo tutto quanto quello che una volta si chiamava l'Occidente. Ma l'America ha fatto quello che ha fatto, poi specialmente Obama, una politica di condiscendenza che praticamente ha reso veramente molto molto più insicuro e vulnerabile il Medio Oriente e anche l'Occidente Europa. Però è successo un altro fatto anche molto importante. Arabia Saudita, che è praticamente lo Stato saudita è quello che è, no? Sui diritti umani, eccetera, eccetera. Non voglio dire bene o male, no? Quindi se io dico una cosa non è che voglio difendere Arabia Saudita, però loro sono stati costretti a fare una alleanza militare per rispondere al regime iraniano. Perché il regime iraniano è insaziabile, è insaziabile. Il regime iraniano già dagli anni 80 praticamente interveniva nello Yemen per dare fastidio all'Arabia Saudita. E quindi adesso praticamente l'Arabia Saudita è riuscito a fare un'alleanza con 34 paesi, diciamo, musulmani, no? Contro l'Iran. L'altro giorno, 2 giorni fa, il ministro degli esteri saudita aveva scritto un articolo su New York Times, appunto dicendo chiaramente: noi non siamo più disposti a subire le prepotenze del regime iraniano. Se il regime iraniano vuole avere un altro comportamento, non bastano più parole, lo deve dimostrare nei fatti. Per cui è evidente che se gli Stati Uniti d'America vuole dividere il Medio Oriente con l'Iran, se vuole dare leadership alla fazione sciita che sono 10-15% della popolazione, no? Allora gli altri evidentemente non ci stanno. Dopodiché io veramente quando parlo con i miei compagni che il problema del Medio Oriente è tra sciiti e sunniti, moriamo da ridere.
qui sono extra convinti che il problema è quello. Tutt'altro. Eh sì, ne abbiamo parlato spesso in queste nostre trasmissioni, queste nostre conversazioni. Purtroppo, sì, abbiamo sempre detto che il popolo, in qualche modo, gli iraniani sono oppressi da questo regime e che bisognerebbe soltanto trovare il modo, il grimaldello, per dare la forza a loro stessi di rivoltarlo. Nel frattempo, e purtroppo poi le strumentazioni potrebbero anche aggravare le cose e gli interessamenti stranieri in tutta quell'area. Purtroppo la storia in qualche modo dimostra che non siano mai stati, prima di tutto, né disinteressati e né più o meno fruttuosi. E quindi purtroppo è una cosa veramente. Io faccio affidamento su quello che tu ci dici sempre. Abbiamo sempre parlato, insomma, di questo popolo erede dei persiani, insomma, con un grado di cultura elevato, dove nelle scuole, anche magari di straforo, clandestinamente, si legge Pasolini. Ecco, io spero veramente che magari nelle nuove generazioni esca fuori la forza, magari mentre addirittura le nostre nuove generazioni, nostre nel senso europee, purtroppo constatiamo sempre più spesso si fanno rapire dall'integralismo dell'ISIS e vanno a combattere lì. Io spero che le nuove generazioni che stanno magari più vicine da un punto di vista territoriale all'ISIS si facciano invece co conquistare da uno spirito di libertà e si oppongano a tutto ciò. È un augurio che faccio a tutti quanti gli amici iraniani e anche un augurio che poi facciamo che si trovi e si localizzi questo ex poliziotto, se non sbaglio, dell'FBI, Robert Levinson, che invece è scomparso, pare sia morto in prigionia, non si sa più nulla di lui e non è tornato a casa dopo appunto questi accordi. Ma l'ultima foto che hanno fatto vedere di lui, credo di un annetto fa, che era incatenato, una situazione diciamo pietosa. Però l'Iran non è nuovo a usare questi strumenti. Per quanto riguarda invece l'Iran che può dare un contributo alla pacificazione e stabilità in Medio Oriente e attraverso qui tutto il mondo. Io sono estremamente ottimista sulla popolazione iraniana e ripeto ancora, il grosso problema è proprio questo. A febbraio in Iran ci saranno le elezioni che per quanto riguarda la popolazione la maggior parte non parteciperà e irriderà il regime per queste elezioni. Persino i prigionieri politici dal carcere, sotto la minaccia, sotto la tortura, a costo della loro vita, in questi giorni stanno mettendo i comunicati, invitando a non andare a votare perché è una farsa, eccetera, eccetera. Ma guardando queste elezioni, fino adesso il regime, praticamente il consiglio di guardiani che deve dare beneplacito ai candidati, su 3.000 candidati di quelli che qui li chiamano moderati, hanno ammesso soltanto 30. Quindi 1%. Una elezione del genere, un regime che poi questi bocciati sono tutti quanti organici al regime. Non è che si è candidato Ismail. Sono tutti quanti organici, fidati del regime. E quindi questo, d'altra parte, ripeto, dimostra lo stato di salute di questo regime. Dopodiché, qui in Italia, io per esempio in questi giorni sto facendo un confronto tra i giornali tipo Il Sole 24 Ore, La Repubblica,
il manifesto, tu devi vedere gli articoli del manifesto, perfino sono più caldi verso il regime rispetto a il Sole 24 Ore. Questo significa anche che si tratta di un regime molto complesso. È un regime dove ci sono elezioni, ma è un regime teocratico. C'è una dittatura assoluta. Per cui io credo che chi in malafede, chi in buona fede, insomma, non riescono a decifrare il regime. E il regime praticamente, poi più volte abbiamo parlato, la causa ambientale dell'ISIS, il primo responsabile del regime iraniano. Non a caso l'ISIS nasce in Siria, poi si stende in Iraq. Tuttora anche politici italiani sognano di combattere l'ISIS con l'Iran, come se dovessimo combattere la mafia con la camorra. È veramente allucinante. Quindi, finché camminiamo su questa strada, Gianni, non ci sono speranze. Non ci sono speranze. Adesso la prossima settimana viene Rouhani qui a Roma. Noi facciamo ovviamente una grande manifestazione il 26 a Roma, quindi invito a tutti quanti di partecipare, no? Io mi domando, che cos'è che deve fare il regime iraniano che il politico italiano dice no? Esiste no del politico italiano verso il regime iraniano? Il regime iraniano, ricordiamo che l'anno scorso, dopo 25 anni, ha superato 1.000 impiccagioni, praticamente ha impiccato 1.083 persone. E quest'anno, da queste 2 prime settimane, mi pare che vuole ancora aumentare il numero. Superare questo record. Sì, allora guarda, Ismail, utilizza proprio queste tue ultime tematiche introdotte per chiudere, proprio così come avevamo aperto in questo andamento ellittico, con la preoccupazione per il rispetto dei diritti umani. Chiudiamo appunto con questa notazione amara appunto, la violazione continua dei diritti umani e quindi l'utilizzo della pena di morte con impiccagioni in questo paese da parte del regime. E a questo punto ovviamente facciamo un appello alla partecipazione per questa manifestazione in occasione della visita di Rouhani qui a Roma, in Italia. E ringrazio Esmail, ringrazio Donato Volpicella per la regia anche questa sera. Fra qualche ora troverete questa trasmissione disponibile. Grazie ancora e a presto, ritrovarci su Libri TV. Grazie, grazie a te Gianni, grazie alla regia.